Tanta emozione e tanta gioia si leggevano negli occhi dei fedeli amastratini che hanno partecipato ieri alla Santa Messa in cui si è rinnovato il giuramento alla Madonna dei Miracoli a Mistretta. Una funzione, come detto ieri, partecipata e soprattutto sentita dalla popolazione che con fede e devozione affida ancora una volta le proprie sorti alla Santa Vergine, protettrice non solo di Mistretta ma di tutti i Nebrodi. E tutti i mistrettesi sentiamo viva la figliolanza per questa Madonna così tenera che ci ha sempre assistito e che continua a assisterci. E con commozione, io personalmente ho assistito con molta commozione a questa cerimonia che si ripete ogni anno e rinnovo continuamente la mia devozione alla Mamma Celeste che con tanto amore ci protegge e ci sostiene in questo travaglio della vita, in questi momenti così travagliati sia per il nostro paese che per il mondo intero. E mi affido continuamente a lei, affido questo paese, la comunità di Mistretta e tutto il mondo che sta soffrendo, tutta l'Ucraina. Come dice il nostro Papa, dobbiamo pregare molto, molto la Mamma Celeste perché lei può intercedere presso il Dio Onnipotente perché veramente ci sia pace, salute, benessere per tutti noi e per tutta l'umanità in questo momento così travagliato. L'emozione più grande è quella di, ecco, per avere proprio l'amore verso la Madonna, che è stata e lo è, lo sarà sempre la nostra madre e protettrice. Allora, sono dei sentimenti che abbiamo da quando siamo nati, di amore, di ringraziamento e di devozione nei confronti della Madonnina. Per me questo è un giorno molto importante perché la Madonna ci ha salvati dal terremoto e quindi sono molto grato alla Madonna che la invoco sempre per qualsiasi problema, per qualsiasi grazia. Le sensazioni sono sempre le stesse, grandissima emozione, veramente grande, tanta partecipazione e rinnovare di nuovo il giuramento ogni volta non è mai scontato, almeno io lo ascolto come se fosse sempre la prima volta e rivedo soprattutto nel guardare l'effigie di questa Madonna a cui siamo tutti affezionati, gli occhi dei miei antenati, ecco, si incontrano proprio in questo sguardo della Madonna che è severo ma al tempo stesso affettuoso. Ecco, è una festa a cui non rinuncerei mai. E tante emozioni, la voce qui se n'è andata, tante emozioni perché una cosa, mia mamma, la devozione alla Madonna me l'ha trasmesso 80 anni fa e quindi io questa devozione la porto sempre prima per la Madonna e dopo perché mi sento mistrettese d'occhio fino al midollo delle ossa. La devozione nei confronti della Madonna dei Miracoli è molto forte e radicata in tutto il territorio nebrodeo, devozione testimoniata dalla presenza dei sindaci e delle autorità del territorio. È un momento emozionante, i mistrettesi ogni qualvolta l'occasione di questa celebrazione si stringono attorno alla Madonna dei Miracoli, la devozione ancora è sentita e oggi a maggior ragione che la Protezione Civile Regionale ha dedicato questa giornata e così sarà in futuro alle ricorrenze alle celebrazioni per eventi di terremoti che ci sono stati nei secoli scorsi. Da oggi si inizieranno tutta una serie di iniziative da parte della Protezione Civile, con le scuole, con le amministrazioni, con le organizzazioni di volontariato per fare prove generali, per fare esercitazione in occasione di eventi, speriamo che non si verifichino, di calamità naturali. Ma la sensazione intanto è una sensazione dal punto di vista religioso molto importante, questo è un momento dove i valori della religione cattolica e gli insegnamenti debbono guidare anche le generazioni. E poi la tradizione, questa tradizione che si rinnova centenaria, che si rinnova in un comune baricentrico proprio per le tradizioni e anche per la tradizione cattolica. E anche di tradizione delle radici questo territorio ha bisogno e Mistretta è un posto dove le radici sono forti e sono durature. Ecco, io penso e spero che questi esempi possano essere esempi anche per gli altri territori, che non si perdano le tradizioni e che si ritorni anche ai valori. Io penso che questo possa essere un augurio importante per questo territorio, ma insomma per il nostro paese.
Durante la Santa Messa, l'arciprete, Monsignor Michele Giordano, ha anche annunciato il grande evento del 13 agosto 2023, con le celebrazioni straordinarie in onore di Maria Santissima dei Miracoli. Finalmente recuperiamo il tempo perduto, però non possiamo fare a meno di farlo. Dopo il Giubileo, dopo la riapertura del Santuario della Madonna dei Miracoli restaurato, e il dono che facciamo alla Madonna, la Chiesa restaurata, ma soprattutto una comunità che vuole camminare nella fede e nell'amore per costruire il futuro.